Amiche e amici della Pallapuglio, ben ritrovati con una nuova puntata di Undicesimo Gioco. Questa sera siamo arrivati a Santo Stefano Belbo, Sferisterio Augusto Manzo, per seguire la partita che vale la seconda giornata di ritorno del campionato italiano Serie A Banca d'Alba Moscone Playout. Si affronteranno la Robino Trattori Santo Stefano Belbo e la Olio Roy Imperiese. Dirigerà l'incontro Ezio Salvetto di Murialdo con Stefano Castellotto, giudice di battuta. Andiamo in campo. Like crocodile, then I'll spill their weed. It's Dougie Dog, ready, red. Croc style, boom, like that. Folks line up all down the street. Now I'm seeing this girl devour her meat now. And then I get a glam as clear as day. Pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down. Ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch. It's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, don't wait long. Shake, fries, how do you go? How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. L'altro giorno poi diceva, basta un gioco, girare, sì, prendere sì, un sì, po' di coraggio, tutto qua. Su, io non so dove sta battendo, perché di là non va bene, ma siamo intorno ai 70-60 sì, sì, andare un po' a cercare. Di là vado anche a prendere tutti i palloni, anche tu, era andato, ha fatto una deviazione pazzesca. Se mi accorgete di qualcosa, mi ha detto, prendiamo i palloni e prendiamo degli altri. No, ma non è che muovono, è che... Non dobbiamo averlo nella testa, questa cosa di aver paura che il pallone non si colpisce perché Caruso c'è il pallone. No, non è quello, è proprio l'oggettività del pallone che scende così Però devo... Lui si sposta molto e poi lo va a prendere. Proviamo a tirare su questo. Dai. Gentlemen ought to expand. You're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history. Solamente a cercarlo, a colpirlo sul pallone e poi scende giù da solo. Forza, siamo davanti. Ho chiesto il tempo, che così almeno ci dai, di qua bisogna subito entrare subito con quattro palloni decisi. Devo prenderlo sto gioco, forza, ragazzi. Va bene, In battuta come sto andando? È andato bene, tutto bene, tutto bene. Hai fatto il gioco prima che non ti andava tanto, ma poi ti è andato due molto bene di nuovo. Sì. Hai fatto il gioco quello precedente che non era né su né di mano. Però comunque, ci sta. Ci sarà da sotto e non mi viene. Ti hanno preso due che erano due missili. Sì, c'è comunque da giocare, siamo a fine primo tempo di questa partita tra la Robino Trattori Santo Stefano Belbo e la quadretta ligure della Olio Roy Imperiese. Roberto Corino, coach della Torfit Langheroero Canalese, una partita direi combattuta in questo primo tempo, ma a te vorrei chiedere una battuta su questi due giocatori che conosci molto bene, forse Enrico Parossa un po' di più. Sì, sicuramente sono due giocatori molto giovani che nei prossimi anni solcheranno i palcoscenici, il palcoscenico della Pallapugno ad alti livelli. Torino ha migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso, Parussa ha una palla estremamente cattiva e secondo me è uno dei giocatori che può ambire a livelli molto molto alti. Ma tornerà in Serie A a giocare non solo come coach il prossimo anno? Ma diciamo che tipo sei il 27esimo che me lo chiede, non lo so, decido veramente a fine anno, non è una battuta. A fine anno discuterò bene col capitano e vedremo che cosa ci diranno le regole e sicuramente che cosa valutiamo in quel momento lì. Non è detto che ritorni a giocare.
Ma a proposito di regole, è agosto, no? E quindi un po' si comincia a pensare al 2020, un po' queste regole, queste modifiche. Cosa ne pensi? C'è qualche cosa che vorresti proporre? Ma io credo che adesso non so come siano state le nuove decisioni, ma sicuramente il fatto di equilibrare il campionato è una cosa giusta che la federazione deve comunque fare. Non deve dare troppe restrizioni, perché le troppe restrizioni a volte costringono le squadre comunque a schierare in campo giocatori che non sono ancora pronti, non che non siano in grado, ma che non sono ancora pronti. E che sicuramente, anche se dovessi schierare dei giocatori non ancora pronti, dovresti avere poi la possibilità di poterli ancora schierare negli anni successivi per prepararli. Quindi è estremamente difficile il compito della federazione. Campo 6-4 il vantaggio della Olio Roy Imperiese con la Robino Trattori Santo Stefano Belbo, secondo tempo. Drink dens are spilling out and staggering in the square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleep. Qua stiamo faticando e di qua fatichiamo, quindi in questo momento qua, pur essendo andato in vantaggio, siamo 40-15, ci hanno preso il gioco, perché non siamo riusciti a chiudere un pallone discreto. Dopo, cioè, dovete cercare di cambiare marcia. Lo so che non è facile, dovete vedere se ce l'avete dentro. Se ce l'avete dentro, boh, la partita la si può prendere. Se non ce l'avete, la partita non la portate a casa. Dai, okay? Forza, forza. Questo gioco qua l'abbiamo esplorato bene. Adesso però dobbiamo partire subito con questo, eh? Stecca, subito con questo subito. Dobbiamo andare a 9, eh? Facciamo 4 cacce belle e andiamo a 9, eh? Non regaliamo niente. No. Dai. Ci siamo? Ci siamo, sì. Forza, 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 dai. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. La battuta di Torino. Forse non passa nemmeno il mezzo e finisce qui. Dopo 2 ore e 33 minuti, la Olio Roy Imperiese espugna lo Sferisterio di Santo Stefano Belbo, battendo la Robino Trattori Santo Stefano Belbo per 11-4. Gil Torino, una partita da dimenticare questa sera qui a Santo Stefano Belbo. Solo 4 giochi contro Enrico Parussa, contro la Olio Roy Imperiese. Cosa è successo? Scappati subito? Sì, diciamo che abbiamo nuovamente iniziato male come con la partita condotto, però appunto a differenza di quella partita c'è stata un pelo di reazione, ma diciamo che non è andata fino al fondo, ecco. Siamo sempre arrivati lì, un gioco sotto, però poi il pallone ci usciva per poco. Comunque quando capita così è perché non si è abbastanza incisivi sui palloni che contano,
e quindi merito dei nostri avversari che lo sono stato di più e hanno meritato quindi di vincere. Giochi ancora aperti, quindi, perché c'è l'aggancio a quota 11 con Dutto e l'Altalanga che possono comunque arrivare lì ad un punto, dipende dalla partita poi di domenica, quindi non si può più scherzare nelle ultime due partite dei play-out. No, assolutamente, avremo adesso una lunga sosta, dovremmo prepararci bene e arrivare alle ultime due partite carichi, mente libera, senza pressioni, però più determinati di questa sera, cercando appunto di portare a casa la vittoria. Con Enrico Parussa, capitano della Olio Ro Imperiese, intanto complimenti per la partita che hai giocato e per questi due punti importantissimi in chiave spareggio per le semifinali, però subito una battuta su questo fallo fischiato, questo tuo troppo aspettare per una battuta, non è la prima volta che succede. No, è la seconda. Io difatti sono sinceramente un pochettino contrario a questo regolamento. Io di nuovo oggi non so se siano realmente passati 10 secondi da quando ha fischiato l'arbitro, però boh, me l'ha fischiato, almeno questa volta sono riuscito a tenere la testa calma e difatti poi me lo sono subito fatto passare di mente, ho pensato alla partita ed è andata bene così. Partita che è andata subito bene, 3-0, poi un 6-4, comunque un recupero da parte dei padroni di casa, 6-4 dicevamo, e poi nel secondo tempo non c'è più stata partita. Giustamente, come hai detto tu, il primo tempo è stato molto combattuto, noi abbiamo fatto un ottimo gioco a mio avviso e anche Torino e squadra hanno giocato molto bene e forse noi siamo stati più determinati nei momenti decisivi e quindi sono contento, grande prestazione di squadra e nel secondo tempo abbiamo ancora cambiato una marcia e siamo riusciti a chiudere questa partita che per noi vale davvero tanto perché abbiamo agganciato, diciamo, il primo posto qui la quadretta Santo Stefanese, però penso che siamo primi noi perché come scontro diretto in teoria. Adesso comunque non è ancora finita, giochiamo ancora poi contro Dutto in casa e contro Barroero la Mondovì, sono di nuovo due partite da disputare al massimo della concentrazione, ce la mettiamo tutta, speriamo di fare il meglio possibile. Grazie ad Enrico Parussa, ricordiamolo, ha avuto in questa stagione nuovamente uno stop dovuto a un infortunio, quindi sta cercando di recuperare tutto quello che è possibile, quindi ringrazio Enrico Parussa, ringrazio tutti voi per aver seguito questa puntata di Undicesimo Gioco, noi ci ritroveremo ancora la prossima settimana per parlare della Serie A Banca d'Alba Moscone.